Salve a tutti amici, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Siamo qui di nuovo su Rocket League e come promesso abbiamo la nuova modalità. O almeno è una modalità che io sinceramente non ho visto da nessun YouTuber italiano. E quindi volevo portarla e vedere insieme a voi come funziona. Allora, magari poi farò anche un video con dei mutatori, insomma, per semplificare la partita, perché ve lo giuro è difficile. In pratica, mettiamo 3v3, poi vedrete. In pratica questo gioco qua ha il concetto che il terreno è la porta stessa, ma è molto più semplice da capire quel che sembra, e in base a quanto rimbalza crea buchi nel terreno e se tu fai entrare la palla, ecco esattamente così come state vedendo, la palla va nel campo. Ovviamente però solo se la palla viene caricata di blu, quindi l'ultima a toccarla se sono i blu danneggerà solo la mia parte di campo. Invece come sto facendo io. Oh, bravissimo. Anche se non è con me. Merda. Ecco, come vi dicevo, se la palla entrasse lì dentro sarebbe un po' un problema. Però, e poi un'altra sostanziale differenza. Merda, merda. È che non ci sono i boost. Cioè, il boost si ricarica automaticamente. Poi, ovviamente, ci sono i mutatori e varie cose che possono modificare la velocità di ricarica. Però, come vedete, è forse la modalità più difficile che c'è in Rocket League, secondo me. Perché veramente mette un'ansia, come potete vedere. Perché è un attimo sfondare il terreno di gioco altrui. Merda, non sta andando come avevo previsto. Hopla! Ok, adesso di rimbalzo. Merda. Ok. Devo stare bravissimo che l'ha parata. Non so perché non gliel'ha dato, però l'avrà parata tecnicamente. Hopla là, così. Ecco, solo che adesso lui la toccherà e quindi renderà inutile tutta la mia potenza. Come vedete, quando ci sono proprio i fulmini vuol dire che l'ha caricata tantissimo e quindi farebbe un sacco di danno se non fosse che il blu l'ha toccata di nuovo e quindi rende inoffensiva la palla. Peccato perché qua distruggerei tantissimo il suo campo. Sì, ma poi vabbè, lasciamo perdere che sti qua. I miei compagni se la prendono, la buttano nel mio campo solo per prenderla, facendo il contrario di quello che si dovrebbe fare. Ecco così, ecco, tantissimo danno come avete visto. Finalmente, levati, bah, merda. Ok, merda, merda, sta andando tutto malissimo. No, no, è pericolosissimo. Qualcuno la colpisca? Merda, merda, bravissimo che la para, perfetto. Infatti l'unico mutatore che mi serve nella vita in questa modalità è la propulsione illimitata. Mi basta solo quello perché veramente è una roba indecente sto gioco se non hai il boost della vita illimitato. Però c'è un trucco, da quanto ho capito. Quando la palla sale, gli avversari l'aspettano giù e quindi basta solo salire insieme alla palla quando si riesce. Però veramente raga è una cosa difficilissima. Come vedete mi stanno demolendo il campo, quindi può essere un problema visto che mancano anche pochi minuti alla fine. Ecco, bam, così esattamente. Merda, merda, merda. Guarda come mi trattiene il bastardo. Guarda, guarda, adesso entra, guardate. Incredibile, incredibile. Vediamo il replay un attimo. Mamma mia, ma cosa ha fatto? Rimbalzo di così. Lui la butta via. Ma fa autogol. Ok, quindi come vedete i match sono anche abbastanza veloci. Però mettono ovviamente ansia. Ok. Bellissima. Bravissimo così. E gli ho bucato già il terreno. Benissimo. Ok, l'ho potenziata. Sembra un po' il logo di COM. Non so se l'hanno fatto apposta. Però se notate la palla così sembra un po' com, non so se notate anche voi la somiglianza. Bellissima, però forse. No, attenzione, è deviata, rimbalza per terra, perfetto. Ok, buttala via. Perché è tornata indietro? Ero in mezzo. Adesso mi fanno gol tantissimo. Merda, merda. Va bene. Tanto in parità. Un po' ci sta in effetti comunque perché. Comunque così si arriva allo spareggio e la partita dura un pochetto di più. Perfetto. Bravissimi. Ah sì, e poi tra l'altro lasciala andare. Mamma mia, e vinciamo noi. E vinciamo noi, signori. E vinciamo noi. Ecco, poi un'altra cosa è che la squadra che ha segnato, oltre, visto che fa il punto,
il suo terreno rimane danneggiato. Invece, quelli che hanno subito il gol gli viene perfettamente curato, diciamo, il terreno e ritorna normale. Perfetto. Attenzione, attenzione che è rimasto nel suo campo. Perfetto, abbiamo vinto. Ho demolito e ho fatto il primo tocco. Quindi la rifacciamo, vediamo un po' come andrà a finire stavolta. Opla la. No, perché? Cos'è successo? Ero lì perché? Poi io demolisco sempre la gente, perché ovviamente stanno in mezzo ai coglioni. E quindi cosa potrebbe mai succedere? Tre ossa, il bastardo c'è, ma io ci sono, credo. Ok, spingere nel tuo campo, perfetto. Ma dai, bastardo! Mi serve veramente, raga, la propulsione illimitata. E dal prossimo video dovrò per forza settarla, anche se non è proprio onesto, però se no è veramente infattibile come gioco. Dai, bastardo di merda! Ma perché poi io non sto boostando assolutamente. Perfetto! Gliela tira via, attenzione. Basta, ok, ce l'abbiamo fatta. Bellissimo! Gli ho bucato il terreno, perfetto. Guarda, ma perché si mettono... Ma dai, come mi distrugge il terreno? Oh... Bellissima! Guarda che bel tiro! No, merda, me l'ha toccato col blu. Minchia, gliela devia, però forse l'ho aiutato, no? Forse... Mamma mia! Merda. Sto sentendo che il mio campo sta malissimo, che sta subendo gravi danni. Opla la la la! No, dai, bravissimo così. Non so perché... Io senza il boost non riesco mai a toccarla. C'è questo problema di fondo. Ok, rimbalzo, bravissimo. E comunque anche se è un rimbalzo di merda, comunque è sempre un problema per i giocatori. Se arriva, non è possibile. Come vedete, non so se avete questo problema anche voi su Rocket League. Però, cioè, io ho sempre questo problema che io faccio le mosse giuste, c'è l'idea giusta, è tutto perfetto, però sbaglio le tempistiche, non riesco mai a capirle. Bravissimo, perfetto. Comunque, come vedete, non è facile e sto iniziando a capire perché pochissimi almeno l'hanno portato, perché in effetti c'è più sclero che divertimento, più ansia che altro. Oh, dai però, ma perché? Tutte le volte, come vedete, ho saltato, no, per toccarla, ma ho sbagliato le tempistiche, le distanze e tutto, e alla fine viene una merda, poi ci sono anche gli stronzi, no, come vedete. Però riusciamo a fare tantissimo danno. Ok, adesso io rimbalzo. Si cerca di buttarla via, ma ovviamente sbaglio le tempistiche, come vi ho detto. Ci sono un scordinato, una roba vergognosa, non so perché. Comunque, ok, distruggi il campo. Mamma mia, no, bastardo, me l'ha parata. Minchia, c'è sempre lui però, è una roba pazzesca, poncio del cazzo. Ok, dai che è buona, bastardo. Ma se credi che te la lascerò passare ti sbagli, perfetto. E qua è un giro un po' noioso perché bisogna rifarsi tutto il giro del campo perché... E sarebbe più complicato fermare il flusso. Ok. Benissimo. Dai, entra. No, bastardo. Merda. Ma perché mi spingono? E poi succedono le minchiate. Cioè, io ero lì perfetto. Guardate. È una cosa pazzesca. Io ero lì pronto a farla al volo, no? E questi qua mi spingono ancora. Però non è ancora finita, Ma perché? Ma tutte le volte... Ve lo giuro, ma io salto. Cioè, non è colpa mia, non so come facciano. Comunque hanno il campo quasi demolito. Bastardo. Però forse c'è una speranza perché... Mamma mia, e c'è il gol del pareggio. Attenzione. Ok, almeno è rosso. Ok, andiamo sempre agli spareggi qua. Tutto perché non ho il boost. E quindi... Ok, tempi supplementari. D'accordo. Primo che segna vince. Dai, raga. Perfetto. Schiacciala lì. Anche perché poi adesso è un problema, perché dato che prima ho segnato io, tutti la distruzione che gli ho procurato nel campo si distolta, come vi dicevo, e quindi è un po' un problema. Io perché tutte le volte cerco di prendere la palla, ma c'è una precisione che è veramente... Ok, salta lì perfettamente. Sì, però se la tiri poi nel nostro campo non è che fai una cosa buona e giusta, soprattutto perché è bucato, quindi... Guarda lo stronzo. Ok, tirala via però. Così, bravo. Io ho bisogno del boost illimitato, ragazzi. Che è una cosa che proprio mi urta, perché non arrivo alle cose se non ho il boost. Ok, e la tira via, attenzione. Ok, minchia, si rischiavano male. Perfetto.
ma che cazzo fai? Ma c'ero io, ma perché? E ho angolato giusto davanti al buco. Poi vabbè, fase ambigua a parte comunque. Guarda, adesso succede una mega stronzata, no? Che ti fa bestemmiare. Ah no, non è entrata, incredibile. Ok, ok. Già è difficile. Guardalo che. Che si fa un po' da solo. Insomma, quindi spero che questo video vi abbia divertito, perché io ho sclerato tantissimo, ho sudato forte, perché non mi ricordavo effettivamente fosse così difficile, perché da un po' di mesi che non ritorno su Rocket League. Passate al link che trovate in descrizione di Facebook, Twitter, Wattpad, dove scrivo storie, Game Jolt, dove sviluppo videogiochi e potete provarli e darmi un feedback. E in descrizione trovate anche il link del mio secondo canale, dove carico le mie canzoni che finalmente hanno il lyrics e l'audio migliorato. Quindi spero che vi piacciono tutti i contenuti che vi porto. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e di commentare. Spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Piacere da Mr. Watti.